Personale politico Pentotal, opera rap per Andrea Pazienza. Ho già un po' spiegato di cosa andremo a parlare, di fatti personali, di fatti politici e di fatti lisergici che si snodano dal 1977 fino al 2017 in un grande sogno dove appunto si avvicendano delle narrazioni che riguardano la protagonista, che sono io, un'eroina fatta di eroina, che racconta un po' la sua vita, i suoi amori che sono andati male e anche dei suoi amici che ha perso per strada. E insieme a me sul palco ci sono Lethal V e Muva, che sono due rapper freestyler molto bravi che hanno scritto dei pezzi originali per accompagnare metricamente quest'opera rap, questa narrazione. C'è anche Roberto Di Fresco, che non solo illumina lo spettacolo ma manovra marionette e fa anche dei personaggi bizzarri che entrano a gamba tesa in questa narrazione folle, e DJ MS che screccia e fa le musiche dal vivo. Un po' concerto, un po' teatro, un'opera rap. Tu puoi darmi dell'irrascibile, sbattermi in faccia l'inverosimile. Giù nel mood fino a coincidere, passa il tuo ponte pu, torno suscettibile. L'effusione è fusibile, il nero cala spesso riflesso attraverso l'iride. L'unione e l'umore a spasso sulle rigide, dolore che riappare come buchi sull'indice. In più sul blues di brurigine, a tu per tu col blues, cultura ed origine. Portami giù, fra diavoli blu, canoni e scoop, mando giù, il fumo in gola è furigine. Sai bene che capirsi è già difficile, abbattere quei vizi fra le critiche. Garanti di un carattere ingestibile, scampilme di diramazioni con cui ti poni impossibile. Fratelli dalla Via sono un'impresa familiare che costruisce storie, e questa volta ho allargato la famiglia perché ho perso per strada un pezzettino che è mio fratello, che è impegnato in altri lavori in questo momento, ma ho acquistato quattro fratelli che anche loro, tra di loro, i rapper si chiamano bro, e quindi accolgo questo loro linguaggio. Abbiamo ampliato la famiglia e continuiamo col nostro percorso. L'obiettivo è raccontare delle storie, mettere sempre in piedi delle trame. Io credo sia molto importante la comunicazione, che nel nostro caso è molto legata alla parola, al lessico. Questo facciamo, raccontiamo storie, proviamo a farlo in una maniera che sia divertente ma che sia sempre anche molto impegnata. Anche qui non ci siamo limitati, ci siamo tolti qualche sassolino dalla scarpa e trovo che sia un lavoro come sempre fine, raffinato ma molto provocatorio, oppure provocatoriamente raffinato o raffinatamente provocatorio, scegliete voi. Sono crisantema, mi sento lacrimogena, alla faccia dei limoni che vivono nelle mie task force. Beh, Francesco di sicuro non torna più. La svolta sinistra della sinistra è cominciata così? Ti si chiede di usare un'arma vera che spara per davvero, vere pallottole. Ti si chiede fede nella pitrentosità, di far discorsi con le spranghe, di sanpietrare le vetrine. Ed è così, giocando a guardie e ladri, che ci siamo persi l'occasione di toccare con mano gli eventuali danni che avrebbe fatto la poesia al potere. Sparare, sperare, spirare, sparire, solo sognare. Qualche volta sogno che devo ridare gli esami all'università. Me li contestano perché li ho dati in collettivo. E il sogno diventa incubo perché so di non aver studiato. Su Primavera dei Teatri mi sento di dire che mi sembra proprio un'estate. Perché oggi sono arrivata con uno spirito ieri sera, conoscendo già la situazione, proprio di gioia, che è la primavera incerta, potrebbe piovere, l'estate invece è sicura. Io mi sento di dire che questa primavera di teatri per noi è un po' un'estate.
Cari pazienti, andiamo a concludere. Capita qualche volta di svegliarsi dopo un sogno e pensare: meno male che non ho davvero fatto queste cose. Meno male, non ho fatto davvero queste cose. Non ho fatto davvero queste cose. Allo stesso modo capita anche di ricostruire un periodo di cui non si ha più memoria e pensare: ho davvero potuto fare questo? E che sulla carta siamo tutti eroi, no, ma ni. Sulla carta. Pazienti, aspettiamo la felicità come si aspetta l'eredità di uno zio d'America. Ma l'America è solo un enorme gradino di cemento e niente basilico. E niente basilico. Spesso l'essere umano è colto da un desiderio fortissimo di essere spettacolare, mescolato con la voglia di levare prima, anche al cimitero. Ma essere in vita è condizione sufficiente per morire, e morire non è la peggiore cosa che può capitare nella vita. Sogno cimitero di campagna, io no.